29 ottobre del 2017 cominciava questa vertenza, quindi sono 4 anni che dura questa storia così drammatica. Ci sono ancora 391 lavoratrici e lavoratori torinesi che aspettano risposte. E ci aspettavamo che dopo la fine del ballottaggio ci fosse arrivato una convocazione da Roma per questa triste vicenda. A oggi questa convocazione a Roma non c'è. Questa è una sconfitta della politica, perché lo hanno dimostrato anche nelle urne. Questo è proprio dovuto dal comportamento e dall'atteggiamento che ha il governo. 4 anni, 4 ministri, 4 governi e siamo ancora qui. 2 reindustrializzazioni fallite, una partita è finita in malo modo, una neanche è iniziata. Siamo ancora qua in attesa purtroppo di una convocazione da parte del ministro per cercare di capire se ci sono sviluppi su questa situazione. È chiaro che lì ci aspettiamo delle soluzioni. Come si stanno trovando in altre situazioni? Perché la reindustrializzazione è possibile, ci sono ancora i fondi messi a disposizione all'epoca da Whirlpool, 9 milioni. Noi ci aspettiamo di essere trattati come quelli di Whirlpool di Napoli, come quelli delle altre crisi industriali. Sono tante nel nostro paese, però è anche un momento in cui si parla di rilancio, di uscita dalla pandemia, di PNRR, di 300 miliardi di fondi che devono essere usati per creare lavoro. In questo paese, oggi che stanno arrivando tutti questi soldi dalla Comunità Europea, c'è la possibilità di rilanciare questo paese, gli industriali ci sono, basta soltanto incentivarli. Il ministro Giorgetti si decide a convocare un tavolo e ci dica realmente quali sono le intenzioni. Si assuma la responsabilità per il quale è stato messo lì a garantire lo sviluppo economico del paese. 400 lavoratori che rimangono, rischiano di rimanere a piedi fra 2 mesi, e a loro non si può rispondere con l'ennesima proroga della cassa integrazione, ma quantomeno bisogna far capire e spiegare se c'è una reale soluzione all'orizzonte, se c'è un progetto all'orizzonte, oppure se finisce tutto, ma a quel punto bisogna anche prendersi carico di ricollocare in qualche modo questi lavoratori e dare loro la possibilità e il tempo di ricollocarsi. Siamo qua oggi non solo per chiedere l'incontro, ma anche per chiedere che il fondo Espiu, il fondo che Whirlpool aveva messo a disposizione dei lavoratori e della reindustrializzazione, non vada perso e vada dato ai lavoratori. La cassa integrazione scade, si esaurisce il 22 di gennaio. Se da qua a quel giorno non succede nulla, il 23 gennaio ci saranno 391 disoccupati in più nel nostro territorio. Questa è una città che si sta accartocciando, si sta impoverendo sempre di più. Il caso dell'Embraco è quello più emblematico, bisogna risolverlo.